una domanda sia per uno sia per l'altro, vi spiegate questo affiatamento, questo fatto che nel tempo il corpo si mantiene, si arricchisce? Ma io me lo sono chiesto molte volte, perché in genere, per esempio, su altre professioni che concorrono al cinema, talvolta l'amicizia e la lunga relazione di lavoro talvolta sortisce effetti non buoni, nel senso che in genere questo fa abbassare il livello di guardia delle aspettative dell'uno e dell'altro. Con Ennio questo non è successo perché, se credo, è una delle spiegazioni questa, perché curiosamente la nostra amicizia, che si è via via consolidata, ha sollecitato sempre di più l'aspetto critico rispetto al nostro lavoro. Cioè non è accaduto a Ennio, tanto un amico, farà bene perché mi vuole bene, e lui, perché ci sono un amico, gli piacerà. È successo esattamente il contrario. E quindi le mie aspettative nei suoi confronti, le sue rispetto a me, sono cresciute sempre di più, di pari passo con la nostra amicizia. Questo è curioso. E quindi si può dire che col passare del tempo siamo diventati più esigenti l'uno rispetto all'altro, quindi anche più rigorosi. E in più c'è una cosa, io ovviamente all'inizio, perché amassi molto la musica e conoscessi molto la sua musica, non avevo conoscenza della terminologia tecnica della musica, quindi mi esprimevo in un certo modo. Ennio era bravissimo, riusciva a interpretare quello che dicevo, però nel volgere degli anni, frequentandolo, lavorando con lui, ho imparato un po' di più a esprimermi, e questo lo devo a lui, perché talvolta io gli chiedevo e lui mi spiegava, quindi diciamo che è stato anche un lavoro di crescita, non soltanto personale, non soltanto affettiva. Questo secondo me spiega la lunga relazione. Ed è curioso, quando ogni volta io chiamo Ennio e gli dico siamo pronti per partire, lui è sempre entusiasta, ma è sempre più preoccupato. È incredibile. Ogni volta mi sembra sempre che lui torni a essere un po' un esordiente a cui un regista importante chiede di fare un film e lui ha paura di non essere all'altezza. È incredibile. Questa chimica ha determinato invece, secondo me, una crescita e anche un approfondimento nel lavoro che abbiamo fatto insieme. Curiosamente, secondo me, le cose migliori sono le ultime, gli ultimi film, è sempre andato. Mentre in genere l'amicizia impigrisce le persone. Nel cinema, ma non soltanto nel cinema. Noi non ci siamo impigriti, credo.